In questi giorni, i fortunati docenti che possono usufruire dei mezzi della G Suite for Education stanno incontrando i loro alunni per la didattica online grazie a Meet di Google, uno strumento sicuramente molto efficace, che però non può certo sostituire la presenza in classe. Il limite è quello soprattutto di non poter vedere più di quattro videocamere webcam aperte sulla plancia centrale, ma in questo ci viene in soccorso un'estensione di Chrome che si chiama Google Meet Grid View. Grazie a questa estensione, infatti, noi possiamo vedere, anche se rimpiccioliti, tutte le webcam di tutti i nostri alunni in un solo colpo e questo ci dà, l'effetto di averli veramente tutti insieme. Questa estensione si può attivare ovviamente su PC e sul browser Chrome. Si va su chrome.google.com, quindi nel Chrome Web Store. Nel campo di ricerca si inserisce Meet Grid View. Ed ecco che immediatamente si arriva all'estensione che ha come simbolo questi quattro quadratini. Si clicca sul tasto blu Aggiungi, si conferma Aggiungi estensione e in pochissimi istanti l'estensione viene aggiunta, il simbolo viene aggiunto accanto agli altri, accanto alla barra degli indirizzi. Per verificare andiamo subito su Meet, possiamo cliccare su un vecchio link, possiamo avviare una nuova riunione con o senza nickname, andare su un vecchio evento di calendario, in ogni caso possiamo entrare e partecipare. In questo momento ci sono solo io, ma potete già vedere che accanto alla solita icona di chat persone c'è l'icona di grid che in questo momento ha una linea sopra perché non è stato attivato. Ma se io lo attivo, avrò la possibilità di vedere tutti i partecipanti sulla parte centrale. Ovviamente adesso ci sono solo io, ma permettetemi di mostrarvi l'esperimento fatto con i ragazzi stamattina che ha riscosso veramente molto successo. Ovviamente anche i ragazzi possono usufruire di questa estensione se usano il PC e navigano su Chrome. Per quelli che non possono farlo perché sono su cellulare o con il tablet, il docente può attivare la condivisione dello schermo e permettere a tutti di beneficiare di questo bel colpo d'occhio d'insieme che ci fa sentire tutti un pochino più vicini. Quindi consiglio a tutti di utilizzare questa estensione.